Le anime del purgatorio appunto sono in purgatorio. Questa è la nostra fede, come noi crediamo al paradiso e all'inferno. C'è anche chi non crede, ma questa è la nostra fede e noi ci crediamo. Ecco perché preghiamo per le anime che il Signore tiene in uno stato di purificazione. Che cos'è il purgatorio? Il purgatorio non è un luogo, come dire, inteso come un posto, così come ce lo immaginiamo, pieno di fiamme. Le fiamme sono quella simbologia per farci comprendere che è un luogo di, diciamo, di dove si prova una sofferenza, un dolore. Qual è la sofferenza? Appunto la mancata visione di Dio. E noi possiamo pregare per queste anime, perché queste anime ogni giorno, grazie anche alle nostre preghiere, grazie all'intercessione dei santi, grazie ai nostri sacrifici, grazie alle opere di carità che noi facciamo per loro, bene, queste anime ogni giorno si purificano e accorciano in un certo senso la distanza di tempo che li separa appunto dal paradiso, che è il luogo della beatitudine, è il luogo dove si vede Dio faccia a faccia. Vedete, noi né sul purgatorio, né sul paradiso, né sull'inferno possiamo dire tanto, perché sono realtà a noi sconosciute. Ma l'insegnamento della Scrittura, la tradizione della Chiesa, lo stesso Magistero della Chiesa, che non ha proprio del tutto fatto una dottrina su queste cose, ma ci fanno capire che questi luoghi esistono, luoghi cioè come da intendere come stati, e nel senso del, riferendoci al purgatorio, sono stati di purificazione. Cioè il purgatorio sarebbe un luogo, direi tra virgolette, l'anticamera del paradiso, dove tu attendi che ti purifichi per poi poter entrare. Qualcuno dice, com'è, che noi non possiamo far nulla, per esempio, per le anime che si sono loro stesse condannate e dannate rifiutando l'amore di Dio, rifiutando l'annuncio della misericordia di Dio, negando, per esempio, l'azione dello Spirito Santo. Ma io dico sempre che è un nostro giudizio quello di pensare che non possiamo pregare per queste anime. Io prego per tutte le anime, anche per quelle che semmai sono in inferno. Poi il Signore sa, Lui solo sa. E quindi pregare per queste anime è importante. Offrire i nostri sacrifici per queste anime è importante. Oggi abbiamo parlato appunto del purgatorio come uno stato di purificazione che richiama una sofferenza. Ma attenzione, che il purgatorio può essere anche un luogo di gioia. Lo volete sapere? Ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!